No. Allora, cominciate con te più o meno con la stessa domanda che ho fatto all'inizio a Matteo. Buone prestazioni, tipo con l'Acre, anche se non eccezionale, poi andate a Taranto, insomma, una prestazione sinceramente deludente. Che cosa sta succedendo? No, non sta succedendo nulla. Sicuramente ci sono stati degli atteggiamenti diversi in cui abbiamo affrontato la partita. Personalmente penso che era una partita da 0-0, come ben sai, come è stata sia con l'Akragas che col Taranto, hanno deciso due episodi. Però è anche vero che insomma col Taranto è sembrato di vedere una volta passati in svantaggio, insomma non siete proprio riusciti a reagire, insomma rare volte, anzi quasi mai, abbiamo visto tirare in porta, c'è stato qualcosa che evidentemente non è andato nel giusto verso. No, i dati sono quelli, cioè, anche con l'Agrex fondamentalmente se non c'è stata quell'uscita di pane sbagliata, fondamentalmente abbiamo creato nel secondo tempo poco. Però io credo che mancano 11 partite, quindi adesso il minimo errore lo paghi e il minimo errore dell'avversario magari ti porti in vantaggio. Queste sono le partite, quindi chi sbaglia meno in questi casi si salva. Cos'è che incide di più su questa mancanza di continuità in termini di risultati? La vittoria con l'Akragas seguita dalla sconfitta, era successo dopo Pagani a Messina, è successo tante altre volte in campionato. La squadra certe volte dà l'impressione di essere non appagata, ma di sedersi un poco su quello che fa nei 90 minuti precedenti se non riesce a far bene. Beh, sicuramente l'atteggiamento, parlo da come l'ho vista io, non mi è piaciuto. È stato un atteggiamento diverso rispetto a quello che abbiamo avuto con l'Akragas, quindi sicuramente quello ha influito moltissimo sulla nostra prestazione. E credo che sia quella la strada per salvarsi, comunque sia, perché con voglia e sudare la maglia, tra virgolette, ti porta a dei risultati buoni. Quando parli di atteggiamento fai riferimento anche alla diciamo, alla cattiveria agonistica, quella che si mette in campo, perché quello che si è visto tanto è stato che in alcuni frangenti la squadra, dopo aver incassato il gol, per esempio, si fosse messa un po' a giocare, però non riuscisse a pungere. È un po' questo il tema, la cattiveria agonistica, che una squadra che si deve salvare deve avere. Devi avere assolutamente, perché altrimenti fai fatica, perché è un campionato dove bene o male quelli lì sotto si equivalgono quasi tutte. Quindi devi mettere del carattere per avere qualcosa in più degli altri. Quindi sicuramente la strada è quella della voglia, è quella del carattere, è quella della cattiveria, sia di subire che di fare gol. Senti, cattiveria che a te personalmente non è mancata, insomma, no, dal punto di vista positivo, naturalmente sei un giocatore grintoso, quindi da questo punto di vista assolutamente positivo. Ti volevo chiedere una cosa, secondo me un po' il tuo campionato è cambiato dall'espulsione di Catania, e poi dall'espulsione che hai subito qui da mister Zavettieri qualche giorno dopo. Da quel momento forse hai capito che insomma stavi sbagliando qualcosa e probabilmente hai cominciato a giocare da bestia. Correggimi se sbaglio. No, sicuramente quegli episodi hanno influito sul mio cambiamento caratteriale soprattutto. Ormai sono un ragazzo che ha due figli, quindi certi sbagli non si possono più fare. Quindi ho cercato di intraprendere la migliore strada, quella della serietà, quella della voglia di fare comunque sia, e tutto qua. E stai facendo una seconda parte di campionato assolutamente all'altezza della situazione, anche se forse a Taranto anche tu un po' hai avuto qualche difficoltà. Adesso si tratta di continuare a dare il tuo contributo in queste ultime 11 partite che saranno difficilissime, anche più difficile l'altra via della posizione di classifica che pensavi, no? Sì, sicuramente a Taranto anch'io ho avuto delle difficoltà, però credo che in questi casi bisogna mettere dell'altro, per salvarsi. Quindi penso che sia l'augurio di tutti salvarsi, quindi già da Matera cercare di prendere punti. Domenica con Matera, è la squadra che forse all'andata ci ha fatto la peggiore ripassata, di
questo campionato, che però arriverà a Catanzaro probabilmente con la certezza di essere quasi arrivata all'ultima spiaggia, quantomeno per l'allenatore, che non sì. Facciamo mai in Coppa. Che tipo di gara vi aspettate? Che tipo di difficoltà avrete? E poi come si imposta una gara del genere? Beh, credo che si imposti allo stesso modo che la imposteranno loro, credo nella cattiveria, anche perché vengono da 4 sconfitte consecutive, quindi sicuramente anche loro verranno qui agguerriti, però questo non deve sbilanciare quello che dobbiamo fare noi, cioè noi dobbiamo andare in campo agguerriti e cercare di portare più punti possibili. Ti mancherà Sirri? No, mi trovo bene anche con Matt, non c'è nessun tipo di problema. L'importante non è il singolo, l'importante è che la fase difensiva si faccia bene tutti e 4.